Ehi, ciao, mi riconoscete? Sono proprio io, l'euro. Voi forse non sapete quanto io sia importante per tutta l'Europa. Il mio nome è nato per dare un nome unico e riconosciuto in tutte le lingue europee. In realtà sono nato molto prima del 2002, anno in cui sono entrato finalmente nelle vostre tasche. Sono nato a seguito delle decisioni del Trattato di Maastricht nel 1992, quando gli Stati membri decisero di sostituire all'euro un'unità monetaria reale. Solo nel 1999 sono stato coniato e immesso nel mercato. Fino al 28 febbraio 2002 ho convissuto con le vecchie valute europee. Tutti i paesi membri dell'Unione Europea, che si sono assunti la responsabilità di adottarmi, hanno dovuto soddisfare dei criteri di convergenza economica, stabiliti col Trattato di Maastricht, quali la stabilità dei prezzi, i tassi di cambio e i tassi di interesse a lungo termine. Mi presento in 15 pezzi, 8 monete e 7 banconote, il cui aspetto è stato deciso a seguito di un concorso. Sono molto famoso nell'Unione Europea, perché mi utilizzano circa 320 milioni di persone. I disegni che sono posti nelle banconote risalgono allo stile delle correnti architettoniche più importanti degli anni passati, come ad esempio quella classica, romana, gotica, rinascimentale, barocco rococò, architettura del ferro e del XX secolo. Le banconote cartacee sono fabbricate dalla BCE e sono molto sofisticate e si differenziano nella composizione in base al valore. Quelle di piccolo taglio, infatti, sono formate da filigrano, da una striscia iridescente, mentre quelle di grande taglio sono ulteriormente completate da una placchetta oleografica e alcune cifre che cambiano colore in base all'inclinazione rispetto alla luce. Col passare del tempo, queste banconote cartacee si logorano, per questo motivo bisogna sostituirle con altre. Di solito durano mediamente dai 2 agli 8 anni. La fabbricazione di monete è invece affidata ai governi dell'Unione Europea. Ogni moneta, da un lato, rappresenta la coesione europea, dall'altro invece riporta il simbolo caratteristico di ciascun paese. Tutto questo è opera di Luc Loix.